territorio comunale è vietato campeggiare. Sono le 5 e un quarto quasi. Guarda, ho fatto bene a prendermi le pinne. Infatti là c'è qualcuno che... Secondo me lì c'è un bel fondale. Ci hanno detto che qui poco più in giù c'è una strada tornanti che scende in una caletta tipo così. Là c'è anche uno che ha uno yacht della Madonna. Come delle capre sotto il sole. Ci siamo un po' incagliati qua. Ci sono le sigarette, quindi vuol dire che qualcuno è passato. Però c'è anche un segno rosso, però non so, occhio, eh. E occhio a non cadere giù. Vedi, qua c'è un segno rosso. Ma da dove si scende? Ma di sicuro non ha... Qua c'era una ferrata. Ah, sì, è vero. No, no. Mi sono messa il costume, tra le mille cose che ho fatto l'ho messo. E beh, faccio un bagno con la canottiera, qualche. Fatto impossibile andare a quella spiaggia. Perché abbiamo sbagliato strada. Che palle. Abbiamo preso un altro sentiero. Speriamo che stavolta porti da qualche parte. Sentiero, oh, questo coso qua. Finalmente abbiamo trovato un bel posto. Sì. Veramente quello che io dico, un bel posto. Non è per tutti. Selvaggio.
chiederti una cosa, per andare al paesino quanto ci va a piedi? 10 minuti. Ah, ok. Grazie. Grazie. Siamo in mezzo al nulla, siamo in un bosco, dove siamo? Abbiamo scoperto che dal parcheggio vista mare in 10 minuti si scende al paesino di Fetovaia e andiamo a berci una birra. Sì, oppure Matteino mi deve una pizza anche. Oppure ti devo una pizza. Volevo solo dirtelo, perché oggi Matteino ha detto che uno yacht costa 70.000 euro. Eh? Vabbè, ciao. Vedi che abbiamo tagliato di qua. Cheers. Ciao ragazzi, allora stasera stiamo dormendo qui all'Isola d'Elba in Libera, in un parcheggio bellissimo sul mare vicino alla spiaggia di Fetovaia. Tra l'altro consigliatissimo questo posto, lo trovate su Park4Night. E adesso è notte e c'è un cielo che è una roba incredibile, si vede tutta la Via Lattea, è una roba bellissima. Peccato che non ve la possiamo far vedere, ma è stupendo, stupendo, veramente stupendo, veramente bellissimo. Mi dispiace non potervelo far vedere anche a voi. Ciao. Ciao. No, voglio provare a fare una foto, se riesco. Vado, c'era un cieco col cane guida, non c'è più. Guarda lì che bello, voilà. Cosa dici? Sì, c'è una spiaggetta, vedi che ci sono gli ombrelloni. Sicuro da qualche parte? Ah, è vero. Andiamo a piedi. Bello lì con la pineta. Infatti. Guarda là che mare anche che c'è. Bello là. Verde. Allora ragazzi, abbiamo trovato posto, tra l'altro all'ombra, qua, in questo parcheggino bordo strada, a picco sul mare. E adesso andiamo qui, o cerchiamo di andare a fare il bagno. E si arriva qua, e si arriva qui, in questo spottino qui, con quest'isola che si chiama La Paolina. Qui bisogna bagnarsi i piedi, ma vabbè. E ce li bagniamo, dai. Abbiamo trovato un bel posticino dove fare il bagno qui, davanti allo scoglio della Paolina. Eccolo qua. Qui si può fare un bello snorkeling. Ecco
qua al mare, e Matteino è là. Matteino, lo vedete? Ciao Matteino! Che ti fa ridere quando il mare è una tavola blu. Sì, comunque penso che questa ghiaia bianca qua sia finta. Finta, tutto finto, ragazzi. Hanno voluto creare un po' una Mari Ermi Elbana. Quando il mare è una tavola blu. Che poi bisogna buttare anche via la spazzatura della gente, che siete degli zozzoni. Sì, è già la terza volta. Quando sta tornando? Allora, parcheggio a pagamento, un immondizzaio. Guarda, guarda. Cacche di cani non raccolte comprese. Guarda. Questo è il parcheggio a pagamento che giustamente ti fanno pagare, prendono il cash, però non lo puliscono. Guarda. Guarda. Guarda, guarda, guarda qua. No, vabbè, ma questa è una discarica, guarda. Guarda. No, vabbè. E questo calcola che è il posto più turistico dell'isola, eh. Cioè, la spiaggia di Sansone è la spiaggia più famosa di tutta l'isola. Guarda come cazzo viene tenuta.
uno in primis dalle persone che sono degli schifosi, turisti e compagni, e due da chi tiene a bada questa roba che non pulisce. Sì, guarda, anche là nei fossi. Guarda. È veramente una merda. È una merda. Guarda. Lì erano i volantini che hanno messo sulle macchine. La gente li toglie e li butta lì. Certo. Non è che li butta poi in un bidone. Certo. Vabbè, qua niente, qua proprio direttamente il bidone. Madonna, no, dai. Guarda. Ma sì, ci meritiamo di estinguerci, vaffanculo.